nell'arco di un anno e mezzo, verrà realizzata questa che è chiamata area buffer, che non è semplicemente un'area di sosta per gli autotrasportatori, verrà dotata di una alta tecnologia, la piattaforma logistica digitale nazionale, che è appunto una piattaforma che verrà utilizzata su tutti i grandi snodi intermodali e che renderà possibile circolare le notizie, le informazioni per quel che riguarda appunto l'ora di arrivo delle merci eccetera, e darà la possibilità a chi fa autotrasporto di potersi regolare sui tempi di consegna della merce, che sono molto importanti perché oggi molto spesso si creano per esempio code in tangenziale perché la gente arriva pensando di andare subito a recuperare le proprie merci. Quindi sarà un'area anche di assistenza all'autotrasporto, un'area che in tutti i sensi verrà dotata delle migliori tecnologie. E questo insieme ad altre iniziative tipo un'altra area di controllo che verrà dotata dei sistemi informativi del Ministero, nonché tutti i sistemi di controllo che abbiamo adottato insieme al comando dei vigili urbani, sono tutta una serie di migliorie tecnologiche e di innovazione che sono quello che ci chiede la comunità europea. Perché noi più riduciamo i tempi di attesa e più diminuiamo anche l'inquinamento, nonché le difficoltà legate al traffico. Questi tipi di iniziative servono proprio per cercare di continuare a rimanere ai primi posti, perché se noi ci fermassimo ad accontentarci dei risultati che abbiamo avuto, prima o poi verremo superati. Invece noi vogliamo continuare a crescere e oggi bisogna investire chiaramente nella tecnologia oltre che nelle infrastrutture. Presidente, allora qui a Verona ha detto poche ore, ma intensissime, come è stata anche la sua presentazione. Un momento importante questo, perché stiamo presentando alla stampa non un progetto, ma un'iniziativa che si sta realizzando in fase avviata, quella di un'area buffer, essenzialmente un'area di servizio per gli autotrasportatori, che si collega direttamente all'infrastruttura Consorzio ZAI e quindi a tutto l'interporto Quadrante Europa di Verona, ma è anche una iniziativa che noi da Verona, una volta realizzata, vogliamo replicare dentro il sistema degli interporti italiani. Questo è il segnale che siamo venuti a dare a Verona oggi. Ha sottolineato più di volte la guida di Gasparato come sia stata determinante in questo senso. Assolutamente, il presidente Gasparato ha avuto, diciamo, l'opportunità, forse è stato anche il momento, ma anche grazie a lui dobbiamo dire, c'è stato un salto di qualità nelle attività dell'Unione degli Interporti Riuniti ed è stata la capacità del presidente Gasparato quella di farci sentire squadra a servizio del sistema paese.